Questo video è portato a voi da Wondershare. Ne parliamo meglio a metà video. Si passa anche in treno. Visto lo becca in pieno perché lo sta puntando. Hai tentato di buttare via sta lì. Non posso fare, aspetta. Signori, io e Giulio ci sfidiamo in questa gara in cui vince chi conosce meglio l'altro, ovviamente, no? Quindi non deve distrarsi. È un po' una gara di coppia, giusto? Coppia, noi la vera coppia. Oggi ci sfidiamo. Ok, stai buono. Quindi io ti dirò, Giulio, due verità, una bugia. Se tu becchi la bugia, tu mi puoi sparare con questo attrezzo. Se non becchi la bugia, io ti sparo. E così via. Non ho capito, neanche ma fa lo stesso. Allora, lo scopo è beccare la verità. La bugia, avevo capito. La prima volta che ho bevuto ho rischiato il coma etilico. Ok. Da piccolo avevo paura di avere contratto il tetano. Il mio anime preferito è Sword Art Online. Aspetta, è una verità o due verità? Due verità, una bugia. Devi beccare la bugia. È facilissimo, il tuo anime preferito non è Sword Art Online. Lo sapevo anch'io. È la bugia. Bravo. Brutto. È Persona 5? No. Neanche. È GTO. Oh! No, stai bagnando me! Dai, tocca a te. Si vede il piercing del capezzo. Very sexy. Allora, tocca a me. Perché dovevi avere il tetano? Perché sei pronto? Ero convinto di essermi tagliato un qualcosa di arrugginito. Sì, magari parla di lì. Ero convinto di essermi tagliato un qualcosa di arrugginito. Ok. Allora, non ho mai fatto la cacca in un aereo. Non mi sono lavato per un mese una volta. Ma non vale mettere i nomi, mi confondi. Una volta ho fatto la cacca in un giardino di una chiesa. Allora, questo me, secondo me è vero. Anche per me ha fatto la cacca nel giardino della chiesa. Però quella dell'aereo che non l'hai mai fatta mi sembra strano, perché in Giappone ci siamo andati 11 ore di volo. Tu non hai mai... Io non ho cagato in Giappone. Sì, però per lui è strano. Non mi sono lavato per un mese una volta. Un mese molto. Ma aspetta, intendi tutto il corpo? Ma stai zitta, ma è lui che deve decidere. Tu non stai giocando. Ok, io dico che la bugia è che non ti sei lavato per un mese. Io invece dico l'altra. Qual è l'altra? La cacca dell'aereo. Cioè che non ho mai fatto la cacca nell'aereo? Certo, ho fatto la cacca nell'aereo, non mi sono lavato per tu un mese. Tu perché non ti sei lavato? No, lavato inteso come doccia, perché mi ero rotto una caviglia. Sapevo anche questo, sapevo che per quello te l'ho chiesto. La sapevo. Sì, però era un po' un trabocchetto. Stai zitto, va. Ascolta, potresti farti venire un po' più di pancia o di ciccia? Perché essendo tutto duro l'acqua rimbalza su di me. Non penso cambi molto. A tuo rischio e pericolo. Hai bagnato Gogo. Oh no, ma quello scemo di Giulio mi ha mandato un file MOV. Ma PEO numero 1, che accidenti è un file MOV? PEO numero 2, un file MOV è un video fatto con l'iPhone. Non siate precipitosi, ragazzi. Non è per forza fatto con l'iPhone. Ma è PEO numero 3. Ci sono file come file MOV che possono risultare difficili da editare o da condividere. Ma ora non più. Questo grazie a Wondershare, che grazie a Uniconverter ti permette di trasformare, di convertire fino a 1000 formati video ad altissima velocità. Puoi scaricare gratuitamente la versione di prova nel link in descrizione, provare a trascinare un video all'interno del programma una volta installato e addirittura è già settato su MP4, quindi basta che fai play e lui te lo trasformerà in un formato più comune e più facile da gestire. Ciao Peo, sono Giulio e ti mando questo video perché mi hai chiesto un favore. Mi sono appena fatto la doccia, quindi ho i capelli tutti bagnati e volevo dirti che sei uno sfigato perché ho trovato la ragazza prima di te. Grazie Wondershare, un po' meno grazie a Giulio che mi ha insultato tra le righe. Grazie sponsor, grazie! Prossimo. Sei bagnato! Prossimo, questo è tema Pokémon. Ok. Il mio Pokémon preferito è Glaceon. Mm-hmm. Il mio Pokémon schiferito è... Schiferito. Barboch. Cos'è Barboch? Sì, vabbè. Un Pokémon. Non mi ricordo neanche qual è, puoi farmelo vedere. Pikachu mi è indifferente. Qual è sì. la bugia? Barboch me lo puoi far vedere? Anche è un io pesce capito. Brutto. Ok, allora, anche io l'ho capita. Secondo me Pikachu ti è indifferente. No, per è me è la bugia, prima. Quella? Sì. La bugia è la prima. A te piace Pikachu. Bravo. Ma ti piace Pikachu? Io pensavo fosse indifferente. Che bello! Aspetta, spara. Qua sulla mano. No, dai. Non c'è spara sulla mano. Dai, mi lavi. Okay. Veramente ti piace Pikachu? Sì. Ma tanto poco. Normale. Me l'avevi anche detto quando abbiamo fatto la parete della mia camera. È bello Pikachu. Sicuramente non mi indifferente. Allora. Vai.
Una volta mi sono infilzato un piede con un chiodo. Una volta ho stretto la punta di un trapano mentre girava forte. Bisogna ricordare entrambe queste cose. Una volta ho mangiato una pianta di basilico. Ma sono intera. Tutte troppo no, una pianta cioè, intera. Un pezzettino di basilico. Sono tutte... Dalla pianta intera ha dato un morso. Tutte troppo, potrebbero essere tutte e tre vere. Secondo me la falsa è la pianta di basilico. La falsa è il trapano. Ti pare che stringa un trapano con una punta che sì, gira? Sì, secondo me sì. Ma no. Stavo per dire sì, infatti quella è proprio quella normale che io faccio no, sempre. No, ma un trapano che va forte, non un abitatore elettrico. Ah. Un trapano di quelli che cavolo, buca il muro. Cavolo, ma per ora si è bagnato solo più. Vai, sparami. Ma sei stupido? Vai, ti pare che non ho mai mangiato una pianta di basilico? Mangio vai, le sparami. Rose. Ma sparo, decido io quando ti sì, ma bagni me! Sta bene, per ora Giulio 0 Peo 3 prendenze. Ma tu le hai fatte difficilissime. Senti questa. Ho preso il mio cane senza il permesso dei miei genitori e mi sono presentato a casa con loro. Okay. Ho fatto un figlio senza il permesso dei miei genitori e mi sono presentato a casa con loro. Okay. 3, i miei genitori mi odiano. La 3, la falsa. Cioè un po' forse ti odiano, ma non penso vabbè, così è troppo... tanto. Cosa stai facendo? Mi sposto perché mi bagna. Ok, ok. Grazie. Sì, per forza, Giulio non è mai bagnato. Hai scelto il posto sbagliato, mi dispiace. Sì, no. Infatti, io di fianco a Pino. No, no. Allora. Bella guerra, Pino. Sta a te, ma non sta a me. Ah no, sta a me. Vai. Ok, questa è bella. Questa la vinco. Ok. Non ho mai rotto una porta a mani nude. Falso. Assolutamente rilasso il pugno. Rotto. Non ho mai rotto un telefono in vita mia. Non ho mai visto qualcuno mozzarsi le dita. No, ti prego, dimmi che non hai visto qualcuno mozzarsi le dita. Vomito. Infatti... No, vomito. Io ero convinto che l'ultimo sarebbe stato non ho mai rotto una scopa. Cosa dici che è falso? Mi ripeti le prime due? Per me? Rotto una porta a mani nude. Non ho mai rotto una quella, porta a mani nude. Quella... Non può venire quella la aspetta, roba. Non l'hai mai rotta? Non l'ho mai rotta. Cioè non ho mai tirato un cartone a una porta e rotta. Aspetta, ma io invece mi ricordo una storia. Appunto, infatti è vera. Non ho mai rotto, è falsa. Perché l'hai rotta. Non ho mai rotto una porta a mani nude. Non ho mai rotto un telefono in vita mia. Sì. Non ho mai visto nessuno mozzarsi le dita. Non hai mai rotto una porta a mani nude perché invece l'hai rotta. No, mai rotta. La falsa era che non ho mai rotto un telefono. Ma chi è che cioè, tu hai visto le dita tranciate? Quando lavoravo. No. Ah, è vero, dirlo. Me l'avevi detto. Non posso dirlo. Oddio, me l'avevi detto che c'era sangue ovunque. Non posso dirlo perché. Vai, dopo. Ma okay. Sei scarso. Come faccio a non avere? Non ho mai tirato un pugno a una porta. Dai. Te lo giuro, okay, te lo giuro, okay. È un danno gravissimo. Infatti. Non si può dire. Ragazzi, è tutto lavato qua. Sei spero com'è. Che il tuo telefono sia subacqueo. Ok, però tocca a te. Nel caso hai rotto anche tu un telefono. Allora, mio figlio è più forte di me a Super Smash Bros. La mia vita è una collezione di grandi rimpianti. Ok. Io e la mamma di mio figlio andiamo d'amore d'accordo. La terza la bugia. Non vale, però io l'ho fatto un ma po' ma dipende, di... alcuni mesi va bene. Oh, scusate. No. Scusate, Gogo deve leccare un po' di acqua. Vai Giulio, fammi questo. Ok, è la mia penultima, eh. Non mi bagnare, zio Peo. Ma no, quanta questa. Non ho mai fatto la pipì in piedi in casa mia. Ok, in effetti a lui piace farla seduta. Non ho mai mangiato del dentifricio, proprio mangiato dal tubetto. Lo fanno tutti i bambini per provare? Ma non è vero. Non ho mai cagato in una turca. Tu metti il non, è troppo difficile. Ah no, hai ragione, allora tolgo i non, va bene. Ti vai. Metto l'affermazione. Questa però non mi serve, non ho mai fatto la pipì in piedi in casa mia. E quindi questa? Vuol dire piscio sempre da seduto in casa mia. Ok. Allora fai così, faccio sempre, sempre la pipì da seduto in casa mia. Ok. Una volta ho mangiato del dentifricio dal tubetto, cioè proprio ho preso il tubetto. Una volta ho fatto la cacca in una turca. Che problema c'è a fare la cacca in una turca? Non capito. Qual è fatto tu? Sì, non so. Qual è quella falsa? La cacca in una turca. No, non ho mai mangiato dentifricio. La cacca in una turca l'ho fatta la cofan l'altro giorno. No! Davvero? Che schifo. Sì, vabbè, ma Giulia è andata ma ti cola un po' lungo la gamba? No. Davvero? No. Perché tu metti le gambe davanti, ti pieghi e... Anzi, è la posizione giusta per fare la cacca. Ok, ok. Okay. Fammi fare l'ultima che tanto è stato un gran Giulio fallimento. Giulio è asciutto. È stato un gran tranquillo, fallimento. Tranquillo, usa pure la gerarchia per... Io non ho nulla di asciutto. 5, questa è l'ultima quindi. Ok.
Ormai ho perso, però direi almeno una schizzata. Se vinci questa, vinci tutto. No, non è vero, niente. Ho imparato a suonare la chitarra da autodidatta grazie all'internet. Ok. Avrei sempre voluto farmi un piercing al caporello, ma non ho mai avuto il coraggio. Cacchio, che questo l'ho fatta facile. Penso che farsi perforare il capezzolo con un ago non faccia per niente male. Io voto la 3. Stupido idiota. Mi state mangiando il cane! Vado con la mia ultima. Questa è più facile, dai. Ma povera qui. Cosa ho fatto di male? Solo perché è l'ultima della gerarchia. Esatto. Almeno una volta in vita mia mi sono rotto un osso. Okay. Occhio all'osso, eh. Per me è il trabocchetto. Una volta ho vomitato in testa a mio fratello. Che schifo. In testa proprio. Okay. Una volta ho fatto la cacca e l'ho abbandonata al supermercato. Niente, lui sempre la cacca. La prima è falsa. Cioè non mi sono mai rotto, non ho capito. Un osso. Sì che me lo sono rotto. L'acca te l'ho anche detto prima, la caviglia. Ma sei deficiente, esatto. Questa era più facile perché te l'ho detto. Vabbè, aspetta, dai, vai avanti. Quella scartata. Tra le altre due. Tra le altre due, qual è che non ho fatto? Ha vomitato in testa suo fratello. Sembrano tutte così vere. Oppure hai fatto la cacca in un supermercato. L'ho abbandonata lì. Questa mi sa così vera proprio perché è così ben raccontata, capito? E l'ho fatta e l'ho abbandonata lì. Vai, allora è il vomito del fratello. È il vomito del fratello, lo falso. Hai ragione, sto giro non mi puoi spruzzare perché spruzzo. Hai sbagliato. Uno. Dai, un po' pina. Però non in faccia. Però non in faccia, ti giuro, però togli le mani. Va bene. Capezzolo! Basta! Era uno! Capezzolo! No, papà! Io so, Gogo! Va là! Aspetta, Cristiana, guarda! Non lo fare! Ero piccolo, va detto, No! Addio, basta! Mi avete lavato il cane! Gogo, dai! Ci tenevo a precisare che tutte le cose che mi sono successe a me ero piccolo, cioè non ero grande. Non l'ho fatta ieri la cacca al supermercato, esatto. L'ho abbandonata lì. L'unica cosa che ho fatto ieri è stata quella della turca, più o meno. E il piercing. E il piercing, ma non c'è niente sul piercing. Mi sto lavando. Signori, grazie di essere stati con me, con noi. Presto, ecco. Altri episodi di due verità, una bugia. Sabrina, ma vuole tu farlo. Non lo volevi fare perché dicevi che era difficile. Ora ho capito. Quindi, bella, alla prossima. E se volete guardare un'altra, Gogo fa la verticale. Se avete bisogno di un'altra dose, il vostro caro zio Pedro di quartiere, potete cliccare uno di questi se video. Se no, potete guardare i miei. Schiacciare iscriviti o, soprattutto, molto importante, la campanella, giusto? La campanella. Cristiana, la campanella, la vostra. Non faccio più video con voi. La mia faccia.